Benché sia nata quassù, in questo paese, tra le montagne del Piemonte, così a prima vista non ha l'aspetto di una paesana, anzi non ha nessun aspetto, è così piccola che nemmeno si vede. Eccola qua, è una goccia d'acqua. In genere la gente dice di lei che è soltanto insipida e incolore, ma noi abbiamo condotto una piccola inchiesta sul suo conto e l'abbiamo trovata al contrario intelligente, attiva e piena di personalità. È nostra fondata opinione, anzi, che con questo suo carattere così vivace ed irrequieto, la nostra piccola goccia d'acqua può riservarci da un momento all'altro qualche sorpresa. Questo, se dipendesse da lei, succederebbe tutti i giorni, giacché la nostra piccola amica ha un animo curioso e romantico e il suo minuscolo cuore appassionato non sogna che avventure nel mondo degli uomini, perché li ama molto gli uomini. Anzi, appena può uscire dal solito tran tran, appena può evadere dal solito letto abituale, subito si mette in viaggio e comincia ad andarsene di qua e di là alla scoperta della sempre nuova meravigliosa vita degli uomini. Questo farebbe se dipendesse soltanto da lei, ma per fortuna non è così. Anzi, proprio quest'anno, sin dall'inizio del suo viaggio dalle montagne al piano, attraverso tutto il Piemonte, la nostra goccia d'acqua sentì lungo le rive un gran battere e picchiare. E tanto fece, tanto si agitò, che finalmente alzando gli occhi riuscì a sbirciare su quello che avveniva lassù sulla riva. Capì subito. Ce l'avevano con lei. Le volevano impedire che, con un colpo di testa, ripetesse le prodezze dell'anno scorso. E lungo tutti i fiumi e i torrenti del Piemonte erano in corso lavori di arginatura provvisoria come questo sul Ghisone e altri di difesa perenne come questo sulla sponda sinistra del Po presso Carignano erano stati ugualmente progettati, iniziati e in parte conclusi per un ammontare di oltre 950 milioni complessivi tutti stanziati ed impiegati contro di lei. E fossero soltanto queste le brutte notizie. Non c'è in costruzione la diga di Porto Torre in provincia di Novara? È sempre da queste parti. Non stanno ultimando il colossale canale Elena, che dal prossimo aprile cercherà di aspirarla e strappandola alla sua bella vita vagabonda la destinerà ad opere di irrigazione? No. È chiaro che ce l'hanno proprio con lei. Eppure, malgrado tutto, la nostra piccola amica ama gli uomini, specie piemontesi. E anzi, ne parla con rispetto ed anche con una certa stima, soprattutto se il discorso verte sui ponti. La nostra goccia d'acqua, infatti, si ricorda benissimo quando, subito dopo la guerra, decine di strade e di ferrovie languivano, recise, stroncate da 97 ponti distrutti o inutilizzabili. Si ricorda anzi che i traffici s'erano diradati e congestionati a tal punto da minacciare seriamente la vita economica della regione. È molto amica degli uomini del Piemonte, la nostra piccola goccia d'acqua, e soprattutto ne ha una grande stima, forse perché li ha visti mettersi al lavoro con tanta lena da rovesciare in pochi anni la situazione, così che oggi non soltanto i 97 ponti tutti ricostruiti, ma anche altri 24 nuovissimi sono stati gettati sul Po, sulla Dora Baltea, sul Ticino e su tutti gli altri fiumi e torrenti percorsi nel suo eterno girovagare dalla nostra piccola amica bene informata. Tanto informata da parlarci con autentica ammirazione di quanto ha visto fare per la stazione di Alessandria, che, completamente distrutta dalla guerra, è stata ora completamente ricostruita. E ancor più per quanto ha visto fare a Torino per la stazione di Porta Nuova, ridotta dai bombardamenti ad un informe ammasso di rovine. Guardatela oggi, la stazione di Porta Nuova, tutta rifatta di sana pianta. Non soltanto è più grande e meglio attrezzata di prima, ma soprattutto è più bella, più degna di Torino, la vera stazione di una grande città. Notevole soprattutto la maestosa, splendida, luminosissima galleria di testa, la cui volta ardita ed elegante trova già posto tra i lavori più significativi dell'architettura moderna. Ugualmente notevole, sempre a Torino, è il razionalissimo eppure bizzarro disegno della nuova centrale del latte, il cui tetto si regge appeso ai grandi archi che lo sovrastano. Ma tra i motivi che si offrono alla nostra goccia d'acqua per riconfermare la stima che ha della gente del Piemonte, c'è senz'altro la recente costruzione della raffineria dell'oleodotto di Trecate a San Martino di Novara. I colossali impianti, che sono qui sorti nel giro di qualche decina di mesi, assorbono manodopera in tale quantità ormai che la direzione ha dovuto organizzare per il trasporto degli operai della sola raffineria ben 6 linee di autobus. Quanto all'oleodotto, si pensi che esso pompa la nafta a flusso continuo dal punto di sbarco a Genova fin qui a San Martino di Novara.
è che di qui, appena conclusi i lavori dell'ultimo tratto, pomperà il prodotto lavorato, cioè la benzina, sino in Svizzera. Dalla Svizzera invece e dalla Lombardia, i turisti diretti verso Savona, la Liguria occidentale e tutta la Costa Azzurra, poco prima di arrivare a Torino troveranno presto ultimato questo importante raccordo stradale, che tra l'altro, per mezzo dell'omonima galleria, eviterà loro la famigerata salita del Pino. Ma il problema più spinoso, più preoccupante, più vasto e soprattutto il più urgente e il più improrogabile era dare una casa a chi aveva visto la sua distrutta dalla guerra. E oggi, a poco più di 7 anni di distanza, a Torino, in Alessandria, a Vercelli, a Novara e in tutto il Piemonte, il bollettino della vittoria suona così. Vani distrutti dalla guerra numero 160.000, vani ricostruiti o in corso di ricostruzione numero 172.000. Vittoria completa e definitiva dunque, grazie ai fondi stanziati dallo Stato e grazie alla magnifica volontà di ripresa della gente del Piemonte. Ma certo, questa complessa, poderosa opera di ricostruzione non sarebbe mai stata possibile se nello stesso tempo, con la parziale sovvenzione dello Stato, direttamente o attraverso l'IRI, non si fossero ampliati e aumentati tutti gli impianti di produzione dell'energia elettrica. E tra i moltissimi sorti in Piemonte in questi ultimi anni, particolarmente ingegnoso è questo sul Po, presso San Mauro, ancora in costruzione. Si tratta infatti dell'unico complesso costruito interamente in pianura, e proprio per questa sua particolarità può garantire nell'una e nell'altra stagione una produzione costante, invariata, mai rallentata dalle lunghe secche stagionali che, viceversa, affliggono i bacini di tutti i complessi montani. E seppure il canale di derivazione non arriverà a portare in centrale più di 120 metri cubi d'acqua al secondo, e seppure quest'acqua, per prendere forza, non potrà servirsi che di un salto medio di non più di 7 metri, è tuttavia nostra fondata convinzione che quando essa piomberà come un bolide su quest'unico pesante gruppo ad asse verticale, lo farà subito di colpo ruotare su se stesso, rapidamente, velocemente, vorticosamente, come una grossa trottola tra le dita di un gigante. E da quel momento le case e le officine del Piemonte potranno contare su una produzione di altri 14.000 kWh al giorno, e questo per tutti i giorni dell'anno. E attraverso la nuova sottostazione elettrica di Santa Rita, la nostra piccola goccia d'acqua ha ora la via aperta per tutto il Piemonte. Ed è invisibile e presente dappertutto. Qui in bilico, sui cavi in arrivo dell'alta tensione. O anche qui, nel cuore dei trasformatori che vibrano e fremano quasi di vita. O forse è qui, sulla fredda scostante saggezza degli isolatori che non danno e non prendono, che non amano e non vivono. Ma certamente è qui, sui cavi che partono per il mondo degli uomini, e qui tra gli uomini, tra le case, le opere e i pensieri, e i sogni e i dubbi e le speranze degli uomini, la loro piccola preziosa amica si fermerà un attimo. Ma solo un attimo, perché già da lontano, chissà da dove, le arriva il desiderio del prossimo orizzonte, e obbedisce e si rimette in viaggio.